Sul pallone d'oro spesso si fa, cioè è molto denigrato, penso, da chiunque, da qualunque fan del calcio tendenzialmente, perché è un premio controverso per mille motivi, eccetera, eccetera. Io credo che non abbia alcuna valenza calcistica. Cioè, chi pensa, ad esempio, Messi è meglio di Ronaldo perché ha vinto più palloni d'oro, è una non argomentazione per quanto mi riguarda, nonostante io sia più fan di Messi che di Ronaldo. Però non vuol dire nulla, è una stupidata. Perché ha una valenza più che altro così, cioè mediatica, ma è come l'Oscar, non vale nulla per quanto mi riguarda, non ha nessuna valenza Sì. cinematografica. Però è comunque sempre un buon modo per discutere, per chiacchierare, per parlare di pallone, che è quello che facciamo, per cui. Sì, esattamente, esattamente. Sì, ma poi diciamo una cosa, se anche appunto diciamo c'è la possibilità di rendere intanto insomma l'autostrada, ricordo a tutti che abito in un comune di 6.000-7.000 abitanti, vivo in Vabbè, una ora stazione del questo. centro storico, quindi no, però passano più macchine di quante ne passano. Comunque, Questa se c'è digressione. stato un po', se c'è stato un po' di no, credevo si sentissero i rumori della strada. Sì, Se c'è stato un povero. po' No. di disaffezione alla competizione, è perché probabilmente non c'è stata tanta competizione negli ultimi anni con calciatori che lo meritavano, che sono stati anche, diciamo, privati del premio e alla fine non l'hanno mai vinto. E quest'anno è la prima edizione che si può realmente, Vero. proprio concretamente, pensare a rendere la competizione nuovamente combattuta, nuovamente interessante, e forse si torna ai fasti degli anni 90, degli anni 2000, quando appunto Perché vinceva uno all'anno praticamente. per la prima volta dopo 16, non mi ricordo quanti anni, dal 2004, 2006, cose 2000, del genere, tipo. 2003, 2004, insomma, Sì, che cioè, siamo. la prima volta nei 30 non ci sono né Cristiano Non Ronaldo né ci sono né Messi, quindi Ronaldo né Messi, sì. effettivamente è un po' la fine di un'era, di due giganti chiaramente della nostra epoca che ringraziamo, eccetera, però effettivamente hanno un po' reso il pallone Un d'oro saluto a tutti e noioso. due. Hanno un po' reso noioso il pallone d'oro. Chi avrebbe vinto il pallone d'oro senza Ronaldo e Messi? Questa è una domanda che ogni tanto qualcuno si fa. C'è un articolo comunque sul catenaccio.it se lo volete scoprire. Comunque è il bla che vi aspetta. Ma appunto, oggi, questa cosa sarà interessante. Vediamoli prima di iniziare, perché poi ho preparato, cioè lo faremo tramite torneo, sfida per sfida, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla finale per renderlo più interessante tramite UFUFU. Ma intanto ho preparato la slide con i nominati, così ce li leggiamo e vediamo un po'. Mettiamo da questa parte così si leggono tutti e così in ordine li leggiamo e poi andiamo. Così anche possiamo dire eventualmente se c'è qualcuno che, se secondo noi manca qualcuno che poteva starci prima di iniziare. Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dobik, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka e Lamine Yamal. Questi sono i 30 ufficialmente nominati. Non so se c'è qualcuno che secondo voi poteva starci e non c'è, penso, non so, Ma posso fare Alan. un'osservazione un po' generale sui nomi? Vai. Dico, no, secondo me da questa lista comunque si comincia a vedere anche quanto sia cambiato il criterio un po' di Di scelta dei selezione, candidati, di selezione ma dei in candidati del positivo, secondo pallone me, d'oro. Sì, del no, tuono in sono positivo. d'accordo. Perché appunto il fatto che abbiamo nomi che di solito non avremmo mai visto come Dovvik, come Lookman, Vitinha addirittura, cioè sono giocatori che appunto di solito vengono un po' snobbati dall'elite, diciamo anche giornalistica a volte, nella selezione e nei discorsi calcistici. Ovviamente poi il pallone d'oro è una nicchia comunque di pochi eletti che scelgono, però di solito si sarebbero premiati magari nei nomi un po' più gettonati. È chiaro che poi sono sempre i giocatori che hanno reso meglio nell'anno. Però appunto è bello vedere come si scelga anche di premiare la stagione, non soltanto magari il fatto che si siano fatti 30 gol, però magari in un campionato che non hai neanche vinto, eccetera. Insomma, secondo me questo cambio Sì. di direzione è abbastanza positivo, appunto, come penso volesse dire anche Cesario. Sì, sono completamente d'accordo. Diciamo, sui nomi sono contento, ecco, che presenze, diciamo, che normalmente avremmo mai pensato, comunque difficilmente pensato di vedere. Penso chiaramente a, diciamo,
a Vitigna, appunto, mi dicevi tu, ma Granit Xhaka secondo me è un po' il simbolo anche di questo tipo di scelte qui, sebbene comunque Xhaka secondo me ha sempre, diciamo, ha avuto più degli altri giocatori come lui, degli equilibratori, no? Una considerazione maggiore, però ecco un criterio che cambia probabilmente perché perde quelli che erano i due criteri, perché Cristiano Ronaldo e Messi erano anche i due criteri su cui si reggeva 15 anni e quasi insomma 20 di pallone d'oro. Sentite? Sì, vai. Sì. Ok, dicevo, erano un po' diventati i criteri che stanno Ronaldo e Messi di questi ultimi 20 anni di pallone d'oro. Quello che posso dire, se vogliamo proprio fare gli schizzinosi, magari se mancano dei nomi, ecco, più di essere schizzinosi, io insomma nutro un po' di, diciamo, ecco, sano dubbio per le assenze, ad esempio, di Musiala, autore di un europeo fantastico, Rodrigo, che è stato comunque protagonista col Real Madrid, ma è anche lo stesso Camavinga, che comunque per me è sempre uno dei punti tattici, diciamo, più importanti del Real di Ancelotti. Per il resto vedo nomi appunto che meritano. Guarda, contento anche che ci sia qualcuno dell'Atalanta, soltanto uno purtroppo. Ma sai che, ecco, ma sai, ti dico, infatti, proprio sull'Atalanta ti dico che se vogliamo fare un nome più chic, un Ederson poteva starci, un Cop Miners. Guarda, ti dico addirittura un Jim City. Comunque è stato tra i migliori dell'Europa League. Anche perché io non so quanto sia più valevole, diciamo, di considerazione, quanto sia più, insomma, importante arrivare. Non voglio nulla contro quello che probabilmente è stato il miglior centrale della Premier League, no? Parlo di Saliba. Però penso che comunque vincere un'Europa League con l'Atalanta, con Leverkusen imbattuto per tutto il resto della stagione, quindi sei l'unica squadra che l'ha battuto nell'unica occasione, secondo me è un motivo di vanto. E lì, ecco, avresti premiato anche un sistema calcio che va avanti da 10 anni come quello dell'Atalanta. Esatto. Però vabbè, insomma, hanno noi italiani penso alle esclusioni storiche, insomma, di Milito nel 2010, penso a tante, insomma, a Schneider che fu comunque, diciamo, abbastanza nel 2016, cioè, insomma, tante volte in cui noi italiani siamo sempre stati presi poco in considerazione. Però ecco, non è quella l'assenza dell'Atalantino che pesa, che manca, poi probabilmente ci arriviamo dopo, perché io, correggetemi se sbaglio, perché io forse sto per dire una stupidaggine, ma se non erro Giampiero Gasperini come allenatore non è presente, o forse sì, l'Atalanta c'è. L'Atalanta che non è presente come squadra dell'anno. Dopo commentiamo anche comunque L'Atalanta che manca, esatto, ricordavo che l'Atalanta mancasse come squadra dell'anno. Ecco, quella ad esempio non mi fa venire il sano dubbio, mi fa storcere il naso pesantemente. Ma io direi, bando alle ciance e veniamo alla pratica. Iniziamo con gli scontri, iniziamo con gli uno contro uno, per arrivare poi a scegliere il vincitore. Quindi partiamo, e partiamo subito, direi, forte, due compagni di squadra. Martellino. Da una parte Federico Valverde, Uruguay Real Madrid, dall'altra Kylian Mbappé, Francia Paris Saint-Germain e poi adesso Real Madrid. E vabbè, come livello del giocatore, per me Mbappé è il miglior giocatore al mondo, però se vogliamo valutare la stagione, ha fatto una grande stagione in Ligue 1, però possiamo anche dire che l'Europa è stato molto deludente. E possiamo anche dire che in Champions, quando, cioè col Dortmund, entrambe le partite in semifinale le ha abbastanza ghostate, per utilizzare un termine che utilizzerebbero i giovani. Per cui, mentre Valverde è stato uno dei protagonisti del Real Madrid, in positivo sia in campionato che in Coppa, è arrivato al terzo posto in Coppa America. Quindi, per quanto sarebbe già assurdo al primo turno buttare fuori Mbappé, già fare l'upset. Io ho già voto Valverde, ve lo dico. Perché Mbappé mi sta poco simpatico, peraltro, questo è noto. Però, no, io sono uno, ecco, dei fan di Mbappé, però riconosco che nella sua stagione spiccano i 27 gol in Ligue 1, che ricordiamo comunque non essere, ora, con tutto il bene per gli amici francesi, la cui mia stima nei loro confronti non è mai poca, soprattutto per il modo in cui loro accettano di prendere in considerazione battaglie politiche, sociali, culturali. E Mbappé, tra l'altro, Mbappé è protagonista di questa situazione, questo, che spesso si esposta, no? Quindi non può che ricevere il mio merito. Però oggettivamente Mbappé, se valutiamo la stagione calcistica, si è limitato a quei 28-27 gol in Ligue 1. All'Europa è stato uno dei grandi assenti. Che non è poco, per carità. Che non è poco, che per carità. Però ecco, sei stato un capocannoniere di un campionato.
però non è lì, non rispecchia, ecco, perciò noi ci aspettiamo tanto da questo giocatore, perché ci ha dimostrato che è da pallone d'oro, ma non è questa la stagione in cui secondo me lo merita. Dall'altro lato invece abbiamo proprio uno dei giocatori per eccellenza, diciamo, del Real Madrid degli ultimi anni, terzino, ala, centrocampista, attaccante, cioè fa tutto. E, non lo so, è un po' complicato, però oggettivamente Mbappé non merita grandi alte posizioni questa stagione. È stata una stagione deludente comunque. È stata una stagione deludente. Pensa un po' a uno che delude quando fa 30 gol all'anno. Appunto, pensa un po'. Questo. Però sì, per quello che ha raggiunto è una stagione insufficiente per Mbappé. Sì, io sottoscrivo completamente. Poi, tra l'altro, anche in Champions Mbappé è stato ben poco influente rispetto al suo livello, comunque, rispetto a quello che poteva dare al Paris Saint-Germain. Ora, ovviamente, questo trasferimento... Sì, però appunto, comunque, se sei il Paris Saint-Germain, in qualche modo dovresti in Champions ha segnato comunque 8 gol. E se non erro l'unico giocatore che ha fatto gol quanto lui è stato Kane col Bayern, per il resto comunque è uno che ha fatto alla fine dell'anno 48 presenze e 44 gol per le squadre di club. Non conto le amichevoli prestive perché non ce l'ho davanti, però mi ricordo sicuramente che ha fatto un solo gol all'Europeo, anche in Supercoppa, però la contavo come stagione nuova la Supercoppa, cioè Real Madrid Real Madrid la considero, io dico che uno che comunque ha fatto 44 gol in 41 ma infatti dice, è giusto che ci sia, la dice lunga sul livello, però valutiamo però ecco il pallone d'oro di Catenaccio e Contropiede è meritocratico nei limiti in cui la meritocrazia può avere un senso, cioè valutiamo la stagione attuale e Mbappé secondo me non ha fatto bene quanto ha fatto ad esempio Valverde nelle economie della squadra, cioè Valverde ha vinto la Champions, basta questo. Andiamo con Valverde allora? Per me va benissimo. Sì. Subito, questo, no? Vai. Ecco qua subito, Catenaccio e Contropiede, poca fuffa e tanti fatti. Cioè, Valverde... A proposito Valverde, di fuffa a destra. Valverde non arriverà mai sopra Mbappé nella lista ufficiale. No, però, assolutamente. Nella nostra, Mbappé sì. Sarà già in top 5. Sì, sarà in top 5. 100% perché gioca nel Real. Quindi ormai. Allora, Lautaro Martinez contro Rudy. Lautaro è stato grandissimo protagonista con l'Inter, è stato il miglior giocatore dell'Argentina che ha vinto la Coppa America. Rudy che comunque è stato, io non sono d'accordo, vabbè, a parte la battuta di Cesario sulla fuffa eccetera, per me Rudy che è stato uno dei migliori centrali della stagione, ha vinto la Champions, ha vinto il campionato col Real Madrid, insomma è uno dei migliori difensori centrali al mondo per rendimento. Però sì, questo è tosto secondo me, perché entrambi hanno fatto molto bene nel loro ruolo. Io per l'incisività e per i trofei vinti tra nazionale e club voto Lautaro. Io sono d'accordo, perché se andiamo a votare di default tutti quelli che hanno vinto la Champions eccetera non ce ne usciamo più. Oltre ad aver fatto una stagione incredibile in campionato, perché se non erro, correggetemi se sbaglio, è stato il capocannoniere, ma credo in discussione. Sì. È stato comunque protagonista con una squadra con la nazionale, e lo sappiamo, per gli attaccanti centrali dell'Argentina, a meno che non ti chiami il Kun Agüero o Batistuta o Crespo, negli ultimi 20 anni c'è sempre stata un po' di difficoltà in più. Lautaro si è caricato l'Argentina anche a guerra, sulle palle, vinci il campionato, esci in una semifinale di esci in Champions con l'Atletico Madrid, eccetera, eccetera. La Coppa Italia la concludi anzitempo, però hai vinto il campionato, hai fatto un ottimo percorso, appunto, diciamo. No, infatti dicevo Agüero, se non ti cambi appunto Agüero, eccetera, eccetera. E secondo me Lautaro comunque, ad esempio, ha fatto una stagione da assoluto leader, protagonista e capitano. Per me merita questo premio, cioè merita il passaggio del turno al posto di Rudiger, che ha fatto una stagione incredibile, però comunque resta il fatto che purtroppo è un difensore, quindi sarà sempre meno considerato. E poi comunque, diciamo, la difficoltà della stagione, cioè Rudiger gioca in una squadra galattica oggettivamente, in cui fai fatica a non uscire fuori. Sì, ma poi tra l'altro, se vogliamo fare un discrimine... E non mi è simpatico, ma nemmeno Lautaro. Vabbè, quello... Se vogliamo fare un discrimine, Lautaro ha fatto una grandissima Coppa America e l'ha vinta lui comunque in qualche modo, sì, ovviamente. Sì. 5 gol è da titolare, cioè sì. Spesso ha un finish molto forte, tra l'altro. Sì, Rudiger invece ha fatto un europeo, non dico proprio disastroso, però comunque ha fatto due errori almeno. Sì. Già l'autogol la prima giornata, poi quel
cioè si è perso Michel Merino. Io non gli voglio, non voglio giustificarlo dicendo che le colpe sono del fatto che a fianco a lui giochi Jonathan Tah, però insomma sì, è partito con un autogol, cioè poverello. Sì, non è stato particolarmente brillante, quindi anche se esatto, per me sì. Appunto può far pendere. Potremmo lautaro allora. Dai, sì, sì, lautaro sì, Martinez. Dai. Anche qui Rudiger arriverà davanti, possibilmente. Oh, vabbè, qui abbiamo tra due giocatori qua. Che... Allora, posso partire io? Prego, rispondo a questo commento su Lautaro. Cioè, è vero che sbaglia il rigore decisivo, però è anche vero che all'andata mette due volte davanti al portiere i compagni e non segnano. Esatto. Sì, ma poi secondo me il rigore è una roba molto più... Cioè... I compagni tra virgolette, cioè il compagno. E poi pesano troppo di più il fatto di aver deciso, cioè se è stato il miglior giocatore in campionato, è stato il miglior giocatore della Coppa America, cioè il miglior marcatore, il miglior giocatore è stato Ames Rodriguez come voti ufficiali, diciamo. Quindi incide più su, cioè meglio di Rudiger, ecco. Però peserà quel rigore effettivamente, poi quando ci sarà il prossimo scontro magari peserà effettivamente. Ah, Cesarione, inizia tu Dovbyk contro Rice, possibilmente non ci inimichiamo di nuovo tutti. Vabbè, romanisti, io... per favore. No, lo sapete, sono un fan spiegatato di Declan Rice, è un giocatore così tanto importante, così tanto fondamentale negli equilibri dell'Arsenal, che viene da chiedersi come mai nell'Inghilterra di Southgate fosse così sprecato a fare il compitino, dove però tra l'altro comunque spiccava per doti tattiche, di intelligenza calcistica e anche fisiche. Per me la stagione di Rice è da assoluto protagonista, con un Arsenal che comunque ha provato fino alla fine a fare il colpaccio, ma poi insomma è caduto sotto i colpi di un'imbattibile armata, invincibile armata. Dall'altro abbiamo un attaccante che ha fatto una stagione bellissima con una squadra bellissima da vedere, proprio una delle squadre più divertenti che abbia visto negli ultimi anni. Però resta il fatto che appunto uno alla fine dei conti è arrivato in finale dell'Europeo, l'altro per quanto comunque la squadra fosse oggettivamente meno forte è stato probabilmente il punto debole della sua squadra all'Europeo, cioè uno che sembra abbia tirato due o tre volte in porta in totale, ha fatto male. Diciamo che premierei Dovbyk per la stagione, per il gol eccetera, ma ancora tanto da dimostrare. Rice secondo me si è confermato ad alti livelli, alla fine conta che hai raggiunto una finale, hai raggiunto il secondo, terzo posto in secondo posto in campionato alle spalle del City, e ieri ha anche segnato tra l'altro. Cioè io vado su Rice, per quanto Dovbyk meriterebbe comunque considerazione e i complimenti per una stagione bellissima. Sì, Dovbyk l'hanno messo un po' a mo' di rappresentante del Girona per la stagione che ha fatto, però insomma secondo me non è stato nemmeno il miglior giocatore del Girona, però questo è un altro discorso. E, però ci sta, cioè nel senso è un po' come quando nominarono, vabbè non è vero, non è la stessa cosa, stavo facendo l'esempio dell'Ester, in realtà l'Ester vince il campionato, quindi è un po' diverso. E, nominarono sia Vardy che Marez, mi ricordo, forse anche Kanté c'era in quella lista. Non mi forse ricordo. Anche forse Kanté, sì. E, comunque... Non lo so, qui sono un po' indeciso. Beppon, tu che dici tra i due? No, allora, io da gran... sono un estimatore di Dovbyk, questo ormai l'ho dichiarato. Noi meno. E secondo me comunque ci sta, cioè non è solo rappresentare il girone, che è stato anche letterante della Liga. Quindi... No, certo, dico simbolicamente, rappresenta il girone sì. Lukman rappresenta l'Atalanta, ce l'hanno messo perché lo dovevano mettere, ecco. Non in vero, senso negativo, lo dicevo. Nel suo magari punto. Savigno poteva essere anche lui nominato perché ha fatto una stagione straordinaria, però appunto ovviamente qua in numeri hanno attirato di più. Sì, ma lì proprio tutti, cioè lì proprio lui. Tutti i 14-15 sì, giocatori sono... soliti a entrare a giocare. Ma cioè, anche Mitchell Blind, poteva essere, credo che esatto, è stato nominato come allenatore dell'AMA, ma mi sa che non c'è, e questo è già abbastanza un po' discutibile, però vabbè. Però appunto andando dall'altra parte, Declan Rice secondo me... è uno dei centrocampisti più forti del mondo in questo momento, ha delle doti di equilibratore, di incursore anche straordinarie, ha fatto anche 7 gol questa stagione, quindi ha mostrato comunque anche capacità offensive non da poco, anche lui ovviamente giocava in un sistema molto ben collaudato, però non era scontatissimo che ci si inserisse facilmente, anche perché veniva dal West Ham che era totalmente diverso. E comunque è salito di livello in maniera mostruosa, secondo me è stato uno dei pochi che si è salvato, che si fossero salvati del, che si fosse salvato, vabbè non riesco a parlare, dell'Inghilterra, nel senso che non ha comunque quantomeno non ha giocato in maniera blanda, sì, è stato comunque importante, esatto, sì, perché sì. Anche perché nel gioco di Southgate difensivamente qualche garanzia la dava appunto
conoscendo Southgate come giocava. Per cui per me ci può anche stare, far passare Rice. Sì. E poi ci stiamo un po' girando intorno, però sono d'accordo con Toxic Blue, che sono due giocatori di categorie diverse comunque. Vabbè, è anche vero che poi valutiamo la stagione, non solo il livello del giocatore. Sì, però non me ne voglia, pesa moltissimo l'europeo, molto deludente di Dove. Diciamo che non sono due categorie che si seguono, cioè che una, di cui una segue l'altra, ecco. Diciamo così. Sì, ci sono più di categorie di distanza, sì. Forse. Vabbè, Rice. Oh, compagni eccoli, di squadra qui. Eccoli. E qui ad esempio, il discorso è particolare, secondo io me. Ve lo dico già, io voto Foden. Ma Foden è stato il miglior giocatore della Premier League intera, cioè Foden è stato il migliore di tutta quanta la Premier League. Però appunto poi diciamo il discorso, e quindi già questo basterebbe, perché da compagno di squadra dici ok, oggettivamente è stato il migliore anche di Haaland, va bene così. Però il discorso si complica e mi dici ok, però Foden ha fatto un europeo da totale fantasma assente, cioè, Haaland non è riuscito, però anche Haaland ha fallito, non è neanche riuscito anche Haaland ha fallito con la qualificazione, quindi per me appunto sì, il discorso può essere biforcato, ma Foden passa con più punti, e lo dico da olandista, lo dico da olandista, sì. Quindi bello, per me Foden senza dubbio da olandiano. Olandiano, come olandese, olandese, per non dire olandese, bellissimo, è tipo umanista, capito, bellissimo, no? Bello, olandese bello. È bellissimo. Certo, ieri ha vinto 5-2, così ricordare un successo. L'olandese volante, mi aspetto già una pagina della Gazzetta dello Sport quando segnerà 4 gol contro la Juve con Haaland che vola in col colpo di testa di Van Persie. L'olandese volante. Vabbè, comunque io sono d'accordo. Se vogliamo velocizzare, per me possa passare. Andiamo veloce. Ha fatto una grandissima stagione. Poi, vabbè, ma anche questo, comunque, ad esempio, alla fine non è così che succederà nella classifica finale. Sì, Haaland ha fatto comunque 750 gol anche quest'anno, meno dell'anno scorso, però li ha fatti. Sì, però no. Foden magari è un po' mancato in alcune partite anche, per cui. Oh, io voto lui. Eccolo. Io già ve lo dico. Posso dire tutto il bene per Ruben Dias, grande qui. Non doveva nemmeno starci Ruben Dias. Beh, vabbè. Dai, non è tra i 30 migliori giocatori di questa stagione Ruben Dias. Non è che abbia fatto una brutta stagione, però hanno messo perché difensore del City, cioè ci può stare, far passare. Forse Nacho poteva essere, non so se no, non c'è, però secondo me poteva starci. Ma vabbè, dai, per me può andare anche Luke. Ma senza nemmeno argomento, ma perché cavolo, è giusto così. È giusto così. Diciamo che è stato talmente troppo assurdo il livello della prestazione in finale poi europea, che comunque in generale poi ha fatto una grandissima annata. Sì, Nini poi ha anche fatto una grande annata. Lookman. Dai, partiamo avanti un po'. Çalhanoğlu o Rodri? Oh. Qui purtroppo ha pescato male, Çala. No, vabbè, qui purtroppo è letteralmente contro uno dei più favoriti di tutti. Più quotati, sì. Per quanto appunto contro altri avversari avrebbe probabilmente passato il turno Çalhanoğlu, perché se vogliamo fare un ranking anche dei centrocampisti, probabilmente uno o due posizioni sotto sta a Rodri, quindi. Scusatemi, è passato Lookman. Sì, è passato Lookman. Perfetto. questo è facile in realtà. Sì, qui in realtà no, perché ha pescato facile. Male ma Çala. Non perché, esatto, ha pescato male Çala, perché sì, Çalhanoğlu forse Çalhanoğlu è stato il mio giocatore del campionato, sì. Quindi ha pescato male però Rodri tutti. Vabbè, andiamo avanti, dai. Era veloce questa. Oh. Vabbè, la foto proprio peggiore che potevamo mettere, no. Anche qui, allora, direi veloce, Hummels probabilmente me la miglior stagione della carriera. Ma insomma, cioè, ha fatto un campionato normale, ha fatto una buona Champions in realtà. Buona è un po' riduttivo, dai. Riduttivo, buonissima, grande Champions. Ma devo portare acqua al mio mulino. No, comunque pure Emiliano Martinez non è che abbia fatto chissà che ma stagione. Martinez ha fallito anche il raggiungimento di una conference che era alla totale portata non per sua responsabilità, è stato
uno dei pochi che si è salvato della Aston Villa, ha parlato pure dei rigori. Sì, però stagione normale, sì, pure lui, a parte la Coppa America. Ha raggiunto la finale di Champions. Ha portato la Aston Villa in Champions, non mi sembra la stagione Non l'ha portata normale. Lui. Vabbè, portata ma non è che solo lui, o è solo lui, vabbè, o è solo lui, o non è solo lui, decidiamo. Si è qualificata con i gol di, si è qualificato in Champions con i gol di Diaby, con i gol di Douglas Luiz, con i gol di Watkins, cioè... No, ma ha contribuito, cioè... Ho capito, Hummels ha contribuito a portare il Dortmund in finale di Champions. Vabbè, comunque vogliamo fare i matematici. Ma non sto dicendo che passa lui. Vabbè, vuoi far passare l'amico tuo? No, sto parlando ad argomentare, siccome voi siete, mi dovete spiegare, siete due fascisti, col turbante, siete due dietro, fascisti. Voi mi dovete spiegare, con l'altro è fascista. Questi noi col turbante mi direbbe di passare più di Hummels. Questi noi col turbante in foto mi direbbe di passare più di Hummels. Fatemi capire, cosa ha fatto quel signore? Dove gioca? No, vabbè, siccome avete fatto i versi subito, perché siete due disonesti, volevo semplicemente argomentare la cosa, visto che già la stavate liquidando facilmente. Noi siamo amanti del rispetto umano. È stato un grande portiere, è stato il miglior portiere e ha parato dei rigori, è stato ancora decisivo con l'Argentina in Coppa America. È stato il portiere della squadra forse rivelazione numero uno, cioè per risultato dico, che è l'Aston Villa che è andato in Champions League. Quindi secondo me ci merita di stare nei 30 ed è giusto che ci sia. Poi possiamo votare Hummels perché sta più simpatico, per carità. Vabbè, che meriti, diamo Hummels, stare, non è, diamo non Hummels, non c'è problema, non c'è problema. Aia. Vabbè, in realtà qua per me comunque è abbastanza per me passa che questa, che possiamo questa dire che è... vabbè, non diciamo niente, che... però è da poco. Io dico che passa Bellingham, perché ha fatto meglio e Kroos ha più possibilità di scalare la classifica eventuale del pallone d'oro solo perché si è ritirato, perché e quindi vogliamo ritirato. Fargli il premio alla carriera. Perché sì, in realtà sì, la no, stagione sì, è stata ottima come sempre, però Bellingham... Secondo me è stata ottima, tra l'altro, fino all'Europeo. L'Europeo non è stato neanche granché di Toni Kroos. Esatto. Ha avuto delle partite anche molto sottotono, quindi... Posso dire una cosa però, anche Jude Bellingham, diciamo, è stato autore comunque di varie, io lo dico insomma da totale, insomma, però ecco, anche all'Europeo Bellingham sì, ha segnato. Però Bellingham ha salvato la squadra. E contro la Serbia. Vabbè, ma da un giocatore del genere, cioè ha fatto due gol, poi nelle altre partite ha giocato malissimo. E anche lui, cioè, è stato il migliore in campo della Supercoppa di quest'anno, che comunque penso vada inclusa nel discorso pallone d'oro, non lo so, cioè immagino di sì. Però secondo me, cioè, parliamo di Kroos, che comunque ad un'età avanzata ha fatto comunque una stagione... positiva, no, ma ha fatto una grandissima stagione, però sì. Io, cioè, per la stagione che ha fatto, è vero che gli ultimi mesi è un po' andato incalando rispetto all'inizio, ma all'inizio è stato senza senso, cioè se avesse fatto sempre come l'inizio chiudeva con 40 gol, non era una roba infattibile. E comunque era anche la prima stagione in Real. Io devo essere sincero, io voto per Toni Kroos. In Champions più decisivo Kroos, sei d'accordo? Champions ha fatto delle pennellate assurde, anche il 2 giugno, no? Il giorno della finale ha fatto una partita sontuosa, cioè proprio... Sì, è vero. Quando sale in cattedra Kroos non ce n'è per tutti. Per me va votato, io lo dico personalmente, dico anche perché diciamo ha fatto la storia del Real Madrid con Modric a centrocampo negli ultimi 10 anni, Questo ha fatto 23 gol e 13 assist, comunque, cioè ha fatto una... perché ma infatti io credo che Bellingham Bellingham abbia appena cominciato, pensate un po', si è appena cominciato, Kroos è al tramonto. Io insomma sono uno dei migliori film della storia del cinema, per me è Sunset Boulevard di Billy Wilder, quindi insomma da amante dei tramonti eccetera dico Toni Kroos, però ecco, immagino che sarà impopolare, ma non so, secondo me è molto più popolare Toni Kroos di Bellingham, e a me sta molto più simpatico Kroos di Bellingham. No, impopolare in questa live dico, perché mi sa che alla fine tra di noi può essere, non lo so, però io dico Toni Kroos, ragazzi, dai, io voto Bellingham, merita, dai, però non mi tentare di buttare fuori Bellingham, bravo. Lo so, no, ma infatti sono stati, cioè, devo sono resistere. Stati sfortunati. Devo resistere. Sfortunati. Sì, la mia antipatia deve resistere.
Toni Costa è il romanticismo proprio. No, hai ragione. Totale. Io col cuore voterei Cross, però devo resistere alla mia antipatia per quest'uomo che fa questa espressione. Già la faccia. Vabbè, ma è... E poi Laura. Aura, come siamo messi? Ma poi, ragazzi, scusate, Toni Costa che commenta... Beh, bellica, ma... però comunque non è proprio il criterio. Sai, Calafiori vinceva il pallone d'oro. Toni Costa che commenta il post di Omano su Gabri Veiga all'Alla. Vabbè, quello è già di per già sé, solo quello mi basta. Solo quello sì, mi basta dire la stagione. Però quella è già smettere. Stagione scorsa, si considera per la stagione scorsa. Devi smetterla, no? Perché mi stai sempre più portando a votare Cross. Questa è una cosa che non devo fare. Ma comunque, in realtà avevo detto Aura per Bellingham, non per Cross. Cioè, l'avevo detto a pro no, paradossalmente Laura ce l'ha più Bellingham che Cross, secondo me. Sì, infatti, però è una cringiata Laura, cioè non serve a niente. Non importa, cioè, in questo momento Laura. Cross è un 100 piedi, un 1000 piedi, cioè Cross è vabbè, da dai. Campo. Senti, Beppon, chi voti? Ah vai, Bellingham, mi dispiace però. Dai, votiamo Bellingham perché io soffro a vedere Cross eliminato, vogliamocelo da qui e basta. A proposito di uno che a centrocampo fa la differenza, cioè qui che cosa valutiamo? L'ennesima stagione voglio da valutare capitano, nella stagione infatti. Da capitano, da uomo diciamo totale che è Martin Ødegaard, secondo me centrocampista, giocatore estremamente sottovalutato, o comunque Dani Olmo che ha fatto da protagonista, tra l'altro europeo. Entrando un ottimo europeo, cioè, anzi da protagonista europeo proprio da top 3, secondo me Ødegaard, ragazzi. No, sì, io sono pienamente d'accordo. Cioè, se abbiamo detto che Rice è stato importantissimo nell'Arsenal, Ødegaard è Ødegaard è leader tecnico da almeno 3 anni dell'Arsenal. Esatto. Ma ti dico che a centrocampo in Premier League in questo momento, io se facessi un centrocampo ideale, io vado a mettere De Bruyne, Ødegaard e Rodri. Cioè, e tolgo Rice, pensa un po' comunque, tolgo quelli che sono i miei giocatori preferiti. Dani Olmo ha fatto comunque una buona stagione. Ha fatto un europeo comunque Dani Olmo mostruoso, perché è forse addirittura il migliore della Spagna. E Ødegaard ha lo stesso demerito di Haaland, di ma infatti viene da chiedersi e non puoi non farlo, perché comunque parliamo diciamo di giocatori di un livello assoluto che per me giocherebbero titolari anche nell'Italia. Non Haaland ovviamente per ovvi motivi, ma dico Ødegaard, come fa una squadra che comunque dalla sua Sorloth a Haaland, a Ødegaard, a Rierson, Berge, a comunque giocatori diciamo Tosvet, cioè una buonissima squadra, ottima per alcuni elementi, a non riuscire a qualificarsi a un europeo nuovamente. Cioè per me ad esempio questo è un grande mistero. Però Ødegaard, andiamo con Martino, dai. Ma anche più celeri possiamo essere su certe sfide, secondo me. Nico Williams o Cole Palmer? Qui è lo stesso discorso di prima, secondo me. Sì, vabbè, forse sì. Ragazzi, io qua non ve l'aspettate, ma per me qui Nico Williams è nettamente favorito. No. Addirittura. E direttore, l'Athletic Bilbao ha vinto una Coppa del Re anche... Bisogna dire che anche la stagione di Nico Williams è stata molto... Cioè, non è stato solo l'europeo Nico Williams. Esatto. Una grandissima stagione. 19 assist. Uno dei migliori di tutto il Bilbao, lo dico da tifoso del Bilbao. Quindi, secondo me, quanto comunque Palmer abbia fatto... No, Palmer ha fatto una stagione senza senso, ma Palmer secondo me non ci rendiamo conto, per una serie di motivi non ci rendiamo conto di quanto realmente sia forte come giocatore. No, cioè, ma è chiaro, ovviamente è chiaro, perché ha una faccia da idiota, secondo me è quello. Sì, è quello, è proprio perché si è andato via dal City, cioè non lo so, il Chelsea comunque non è una squadra grande. Il Chelsea supererà i propri momenti di difficoltà, di crisi, e tornerà a essere comunque una delle squadre più competitive del calcio inglese. Per me col Palmer andando al Chelsea si è praticamente diciamo assicurato il posto da leader tecnico assoluto della squadra. Ha fatto 15 anni di contratto, quindi praticamente sì, per tutto il resto della carriera. Cioè io preferirei un ruolo da protagonista assoluto piuttosto che essere uno dei tanti. Per me col Palmer, io sono un giocatore che a me piace tantissimo, grande stagione, tra l'altro questa maglia del Chelsea stupenda, però secondo me Nico Williams ha dimostrato, dopo aver fatto una stagione senza senso col Bilbao, il livello assoluto che ha. Per quanto, se messi a paragone tutti e due, Palmer è più forte. Ma
Guarda, io sono contentissimo che sei rimasto all'Atletic. Purtroppo no, cioè, per me anzi, no, per fortuna. Anche perché quest'anno l'Atletic gioca l'Europa League, la finale è a Bilbao, quindi esatto, è rimasto esatto. Per questo. Obiettivo San Mamés, obiettivo San Mamés, si deve vincere sta Coppa. E poi, insomma, viva cioè tutta la vita Atletic rispetto al Barcellona, anche se fai una carriera minore, almeno la fai con dignità. Rispetto a giocare in un club, vabbè, penso che prima o poi se ne andrà. Non credo che sì, l'anno prossimo va via, però finché dura ce lo godiamo lì. Preferisco Nico Williams. Per me, Nico Williams. Vabbè, guarda, prima su Cross ho dovuto resistere. Qui se mi insisti, vabbè, aspetta, che voti tu? Io in realtà stavo per votare Palmer, per quanto Nico Williams lo adori. Vabbè, così è più avvincente. Io e Nico Williams sono assolutamente un grandissimo fan. Però ragazzi, posso dire che Palmer è la prima stagione tra i professionisti, praticamente. Posso dire una cosa? Palmer ha perso in finale con l'Inghilterra, tra l'altro contro di lui, l'europeo. Al Chelsea è riuscito a qualificarsi proprio per, come si dice in napoletano, per 29-30, insomma. Dai, voto Nico Williams, basta, mi hai convinto. Williams ha vinto con l'Atletico Bilbao la Coppa del Re e ha vinto l'Europa con la Spagna, basta. Cioè basta questo, E mi sta molto più simpatico. Fin qui. Qui Kane, per me qua, diciamo, secondo me il dibattito è abbastanza spicciolo. È tosta, sì, però, cioè, per me il giocatore è troppo più forte, cioè la stagione è troppo migliore, per quanto Kane abbia fatto tanti gol. Si può essere molto più celeri in realtà, dai, Vinicius, è vero. Ma sì, poi Kane ha fatto una grandissima annata col Bayern, ma è riuscito a non vincere lo Scudetto, a non vincere la Bundesliga. Ma anche in Champions non è stato particolarmente... Sì, e all'Europeo anche. Vinicius ha avuto dei picchi di prestazione. Ha deciso la finale. Per me con Kane vale lo stesso discorso di Mbappé, ragazzi. Cioè, quindi... Sì, nemmeno in realtà, perché nemmeno il campionato hai vinto, quindi... Sì. Qui passa Saliba perché è contro nessuno. Se non sarebbe uscito. Sorteggio fortunato Saliba, Vabbè, Vitinha... Anche Vitinha. A me Vitinha piace tantissimo, però... Non credo che... Aia! Vabbè, ragazzi, io qua lo dico. Cioè, vabbè, lo sapete già, non ho nemmeno bisogno di dire. Quando parte con io qua lo dico, sta per dire una cazzata, solitamente. No, per me la stagione di Carvalho... Tipo, Yamal è una pippa, No, Yamal è un crack generazionale. Però la stagione di Carvajal tra finale, tra Champions, Supercoppa, campionato... Sì, anche per me. Per me quella vale tutto, Cioè, sono d'accordissimo. Yamal vincerà il premio del miglior giovane. Sì, ma Yamal ne vincerà 3-4 di sti cosi, forse anche di più, quindi premiamo Carvajal, cioè spazio ai giovani, ma nel senso dall'anno prossimo in poi, non adesso. Sono d'accordissimo, vince, passa Dani Carvajal, per quanto mi faccia male votare lui rispetto a Yamal proprio come persona, anche come essere umano, però dobbiamo essere oggettivi. Ma bello questo. Bella questa. Questo... Qua ci deve aiutare la chat. Questo è poco scontato, secondo me. Poco scontato. Io però ho una preferenza. E secondo me è oggettiva, non è diciamo personale. Io voto Virz. Esatto. Perché Grimaldo non è stato protagonista con la Spagna. Magari non per demeriti suoi, però ecco, se ti fai superare da Cucurella nelle gerarchie, invece Virz comunque è stato protagonista con la Germania fino a dove ha giocato, anzi uno dei migliori se non il secondo dopo appunto Musiala, e poi con Bayer Leverkusen dopo... Ma poi ragazzi, come è tornato dall'infortunio Florian Virz, cioè come è tornato a giocare in campo, come è tornato a... Virz è forte, noi ci dimentichiamo quanti anni abbia, ma parliamo di uno comunque giovanissimo. Sì, bisogna dire che Grimaldo è stato anche esaltato dal sistema in cui è stato inserito, al di là del fatto che è fortissimo, però come segnali tu, Frimpong e Grimaldo sono giocatori molto forti offensivamente, ma esaltati dal sistema di gioco che ad esempio è propulsivo. Però ecco, in finale dell'Europa League Grimaldo è stato oggettivamente uno dei peggiori in campo, lo si può dire. Anche Virz in realtà. Per anche Virz, però sono mancati tutti in quella partita. Hai il fatto che comunque Grimaldo è esaltato dal sistema. Virz è quello che esalta il sistema, cioè uno di quelli che esalta il sistema.
Sì, diciamo che tra Grimaldo e Frimpong forse potevano esserci entrambi, interscambiati. Io preferisco Grimaldo per tanti motivi, però sì, sicuramente. Vabbè. No, vabbè, no, è semplicemente una questione di preferenza, cioè, sì, sì, mi no, sembra no, più no, tecnico Grimaldo, Frimpong è più propulsivo, più... Vabbè, dai, vabbè, vediamo Virz, dai. Vai, vai. Virz. Beh, è giusto spendere delle parole per tutti, comunque, al di là del... anche quando il voto è... Tra l'altro, mi sono appena reso conto di Ballon d'Or da Adair. Sì, l'hanno fatto tipo un turco. Sempre turchi. Sempre turchi, i nostri fratelli. Non niente da fare. Chaka, ragazzi, o Saka, che è anche interessante come... Io sono uno dei pochi, diciamo, probabilmente estimatori di Saka, perché è bistrattatissimo, secondo me. No, beh, fuori. È bistrattatissimo. Anche ieri l'altro ieri ha fatto un gol senza senso, non so se l'avete Chaka, visto. Chaka, sì. Sì, no, Chaka la stagione, Chaka è troppo... Chaka, per quello che ha fatto con la Svizzera, per quello che ha fatto col Bayern, è una stagione da 10. Cioè, da 10. Sì, quindi, sì, per me, sì, Granit, sì. Chaka, punto. Tanto ex compagni di squadra, sì, è vero. No, d'accordissimo, per me è Chaka. Sì, premiamo la stagione, però... ha fatto una stagione, diciamo, normale per quelle che sono le sue qualità, comunque molto elevate, però. Sì, sì, sì. Però è insomma, è straordinario. Comunque, leader di più, la guardo, tecnico. Più la guardo e più mi rendo conto di quanto è clamorosa questa maglia. Era clamorosa questa maglia dell'Arsenal. Tanto la Pecate, scusatevi. Vabbè. La Ok, si inizia con gli ottavi e si parte con ancora una volta con un derby. Io dico Chaka. Sì, anche io. Per me è il simbolo, il fulcro del gioco di Xabi Alonso, Chaka. Fulco silenzioso, ma in realtà nemmeno tanto, perché uno che segna pure, uno che no, parte, sì, infatti. Uno che va al tiro. Cioè, Chaka è molto meno, diciamo, molto più vistoso di quanto in realtà si immagini. Chaka. Sì, secondo me Chaka è stato quello che è stato Çalhanoğlu in Serie A, cioè quel tipo, esatto, di giocatore, esatto, totale, che ha veramente fatto da leader, esatto, tecnico. Però è ovvio che il livello assoluto abbiamo visto. Il mio voto, no, il livello assoluto... Anche perché Virz ci tornerà, secondo me, nei top, sì, gli altri, sì, palloni d'oro. Chaka probabilmente, non so, forse un altro anno, forse, ma non credo. Si può dire che Chaka possa, diciamo, è proprio all'entrata, non si sa quanto velocemente la correrà questa strada, del tramonto della sua carriera, quindi sì, Chaka, sì, va premiato anche per questo. Sì. Sì. Sì, vabbè, poi appunto, cioè, il mio voto non conta nulla, ha già vinto Chaka, però effettivamente... cioè... È un peccato che... Poi, ragazzi, un'operazione che dobbiamo fare quando uscirà la classifica finale del Pallone d'Oro, la dobbiamo confrontare con quella che è la nostra classifica finale. Perché Chaka sarà ultimo. Sì, queste cose qua. La okay, qua passava il verde per me, nettamente. Saliba ha fatto un'ottima, sì, annata. Un'ottima annata, però... per me centrale migliore di tutta la stagione della Premier League, però va al verde per i tanti motivi. Valverde... Tra l'altro, protagonista anche con l'Uruguay, protagonista anche con l'Uruguay, fino a quando c'è stato in campo l'Uruguay. È arrivato terzo in Coppa America. Ma hanno giocato la finale terzo e quarto posto? Sì, non si gioca più nemmeno lì. Ah, ok. Sì, non la giocano. Vabbè, e qui, vabbè, Saliba abbiamo detto, su Valverde abbiamo detto. Tra l'altro, Saliba non me lo posso togliere, la partita monster contro l'Italia. Però, vabbè, non c'entra niente, però mi viene... Valverde è un giocatore più gasante del mondo, sì. E, peraltro, ha pure ereditato la 8 di Kroos, quindi simbolicamente, visto che abbiamo buttato fuori Kroos, simbolicamente portiamo avanti l'8 del Real Madrid. Vabbè, dai, sarebbe passato. Ho voluto mettere un po' di poesia dove non ce n'era. Ok. Ma io dico la 1. Contro chi è passato la Lautaro Martinez prima? Contro Rudiger. Per me passa Lautaro. Io dico Lautaro, dai. No, Lautaro. È un per il discorso che mi ha fatto prima, c'è stato super decisivo. Sì, per questo è una questione di leadership, comunque. Per questo ho chiesto chi è passato prima, per lo stesso motivo di cui prima, anche adesso Lautaro. Sì, sì, sì. Vabbè, voto Lookman. Lookman, no, ma perché comunque alla fine hanno raggiunto delle competizioni, tutti e due finali, uno l'ha vinta, l'altro no. Tra l'altro... avevano, posso dire, due compiti oggettivamente complicati. Per me era molto più complicato il compito di Hummels che quello di Lookman. Però Lookman ha fatto... cioè, Lookman, ragazzi, tripletta... Sì, dai, vai, cioè, vai, Lookman, basta. Lookman.
Ma perché Lukman, Lukman ha la responsabilità in questa mia personale, diciamo, cavalcata verso il vincitore del pallone d'oro di Lancia contro di rappresentare l'Atalanta. Vabbè, è l'Atalanta tutta in questa classe, diciamo, in questo. Poi ha fatto una stagione a doppia doppia in generale. Al no, 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 Lukman, ragazzi. Lukman... Poi sono contento sia rimasto a Bergamo e si sia subito fatto reintegrare. Si sia messo subito a fare l'allenamento. Sì. Quindi... Dai, Lukmaniamo. Ecco, qui piuttosto è andata male a Foden. Entrambi, secondo me, entrambi sono stati deludenti con le nazionali. Ma magari uno più per demerito suo, l'altro più per merito della, cioè per demerito della squadra. Però alla fine dei conti è stato da 9,5 Vinicius secondo me è il miglior giocatore della Champions, quindi cioè, esatto, basta, sì. più di Kroos e di Bellingham. Sì, no. Per me Vinicius. Sì, anche sì, per me. Per quanto mi sia cazzo in una maniera tremenda, però ma perché ma Vinicius, lo dico, bellissimo questa. Vinicius è poco preso in considerazione, era poco preso in considerazione fino a qualche tempo fa, proprio perché sta antipatico, ma si deve dire, Vinicius è fortissimo, cioè Vinicius è mostruoso. No, Vinicius, sì, sono d'accordo. Vinicius ha, aspetta, vabbè, cioè, giusto che abbiamo perso prima di affrontare questa sfida, Vinicius ha 24 anni e ha già deciso due finali di Champions con due gol. Sì, Vinicius è già più di Neymar, secondo me, da quel punto di vista, è già fatto più di Neymar, e Neymar forse poteva essere più talentuoso, se ne parlava. Come calciatore, però, Neymar è un'altra storia. Secondo me la nostalgia, secondo me tra qualche anno ne riparliamo. No, ne riparleremo. Ma Vinicius ha comunque un talento straordinario, forse un po' più atletico che tecnico, però... Ma perché Neymar è figlio del calcio di dieci anni fa, cioè invece Vinicius è figlio, probabilmente uno dei primi prototipi più figlio della modernità. Esatto, atletico, fisicamente preponderante, sugli spazi, capito? Lì è proprio... Questa, io lo dico, è la sfida più cool di tutta quanta la Lugofufu di oggi, secondo me. Vero. Sfida Vitigna per Vitigna è giocatore, entrambi giocatori estremamente sottovalutati, forse Vitigna anche di più. Vitigna è veramente incredibilmente. Vitigna è stato, ragazzi, io quando ho visto giocare il Paris Saint-Germain, il migliore del Portogallo anche all'europeo. Poche volte, cioè in Champions, due contro il Milan, poi l'ho visto all'europeo, io ogni volta vedevo le partite in cui giocava Vitigna, cioè quello a cui volgevo lo sguardo e osservazione era Vitigna, sempre. Sì. Giocatore sottovalutatissimo, per me uno dei migliori col Portogallo, se non il migliore del Portogallo di questo europeo, cioè, però comunque resta il fatto di quello che ho detto prima, cioè per me Odegaard anche lui totalmente, diciamo, parto dal fatto che secondo me Odegaard è anche più forte in questo momento, poi Vitigna è più giovane, però io dico Odegaard per la stagione che ha fatto. Sì, ma dico anche io Odegaard. Però è giusto spendere qualche parola su Vitigna. È giusto, anche perché, insomma, ripeto, è un giocatore che rispetto a Odegaard, che comunque gioca in Premier League, nell'Arsenal, capitano, ha meno rispetto. Sì, è meno vistoso, poi il Paris Saint-Germain negli ultimi due anni è quello che probabilmente a livello mediatico ha avuto meno attenzione. Poi è crollata l'attenzione. Però Vitigna mostruoso. E qui stessa sofferenza. Vale più o meno il discorso di prima, secondo me. Io qua veramente devo buttare il mio pensiero politico, culturale sotto i piedi per far passare Dani Carvalho. Ma uguale per Yamal, uguale Yamal anche. Vabbè, ma tanto sì. Vabbè, ragazzi, senza giri di parole, Carvalho. No, è lo stesso motivo di prima, il discorso di prima e soffre allo stesso modo perché proprio hanno beccato i due proprio peggiori, ma tanto ne avranno di occasioni per riapparire, tanto. Esatto. Ultimo ottavo e qui è interessante, allora sono due dei favoriti. Allora, voi che ne pensate? Io sono un po' indeciso. No, 51-49, forse anche di più. 55, dai, io lo butto fuori Bellingham, basta, dai. Apposta, no, io sono dello stesso parere. Basta. Per me Rodri determinante nell'europeo con la Spagna. Cioè, l'europeo per me, lo posso dire, l'europeo essendo una nazionale
avendo meno vabbè, mo che è arrivato il gruppo di Bellingham, però basta. Vincere l'Europeo con la Spagna e vincere l'Europa League con Real Madrid hanno due valori diversi. Ma secondo me Rodri è un giocatore che forse un gradino sotto Iniesta e Xavi, cioè secondo me stiamo già parlando di top 5 centrocampisti spagnoli forse della storia, quindi... Ma sì, assolutamente. Cioè, per me Rodri, ad esempio, paragonato a Pedri e Gavi attualmente è delle categorie superiori. E lo dico che Pedri e Gavi sono due mostri. No, sì. Chiaro, sì, Rodri. C'è sempre il dubbio Busquets, Rodri, quel paragone lì. Io non ce la faccio però a non farmi trasportare emotivamente dal professore Busquets. Busquets per me resta magari un giocatore fortissimo, leggendario. Uno giocava vertice basso di un centrocampo stellare. Rodri invece è sempre anche un calcio diverso, più totale, esatto, certo, è più evidente rispetto a Busquets. È molto diverso. Però Busquets, sì, però... Busquets tanto pezzo di merda quanto giocatore sublime. Professore... Sì. Vabbè ragazzi, andiamo ai voti, dai. Vabbè, Alessandro sta spaccando qua. Vai, dai, sì, Drago, che ne pensi? Tutte le lore sulla ragazza. Vabbè, pure Ruggeri alla fine, dai, Alessandro. Tutte per provare a infangare il povero Rodri. Uomo, casa e chiesa. No, comunque... Rodri. Questo dai, non toglie la stagione di Bellingham, ma assurda, però. Io non mi rifiuto, comunque. Non mi oppongo. Va bene, poi ne riparliamo, perché ho una cosa da dire su Rodri, ma ne riparliamo dopo. Ecco, tipo qui secondo me qui io dico ancora Xhaka. Sono d'accordo, non ti appoggio. Cioè per me la stagione, poi devo essere, questa è una cosa che, su cui dobbiamo essere onesti, noi italiani abbiamo fatto il panegirico, abbiamo parlato in maniera incredibile l'elogio, l'encomio di Xabi Alonso, facendo anche delle giustificazioni quando è, però secondo me quando l'Atalanta l'ha battuto in finale la squadra si è depotenziata inconsapevolmente ai nostri occhi, ma se noi valutiamo veramente la stagione del Leverkusen è senza senso, cioè questi hanno vinto anche la Supercoppa in rimonta, cioè una stagione senza senso, e Xhaka è per me il simbolo di quella squadra. Sì, ma Xhaka ha alzato il livello di tutto della squadra. Esatto, ma anche con la Svizzera, ragazzi, con la Svizzera Xhaka contro di noi veramente proprio incredibile. Poi sono usciti sfortunati ai rigori con l'Inghilterra, ma io sono convinto che se fossero passati potevano essere veramente, diciamo, sì, lì al un passo della storia. Poi resta il fatto che Federico Valverde Federico Valverde non ha una categoria, cioè Federico Valverde è in categorie diverse per ogni ruolo e ogni compito che fa, cioè capito? È tipo quello che citta, nel senso che sta in 50 classifiche diverse per cercare di vincere, tipo non so, tipo partecipa a una lotteria online, ti fai 7 mail. Federico Valverde è quello che si fa 7 mail nel calcio, perché è nella classifica dei terzini, è nella classifica degli esterni, è nella classifica dei centrocampisti, quindi mezzala, difensore, cioè. Per me però Xhaka, comunque, per la stagione, noi votiamo la stagione, è stato più determinante. Sì, no, sono d'accordo. Io ripeto che Xhaka arriverà 30esimo in lista, noi lo stiamo portando avanti. Sì, palesemente l'ultimo. Chi se ne frega, questo è il bello della lista. Vabbè, anche questo è facile, dai. Anche questo è facile, dai. Beh, secondo me non trovo. Però... No, ma non per dire che Lautaro, ma perché l'altro ha fatto una roba senza senso. Cioè l'altro per carità, con la Spagna, gol in finale di Champions vinta, campionato vinto. Cioè, what else? Sì, ma passa Carval, però, insomma, secondo me si è pure alzato il livello delle sfide per Carval, perché secondo me Lautaro con... No, ma ha incontrato tutti gli avversari temibili. Lautaro sarebbe passato con... con Nico Williams? No, per sì, voi? Sì, secondo me sì. Per me sì. Per me no. Cioè, io l'avrei fatto passare. Sì, assolutamente. Quindi si sta alzando il livello di Carval, comunque passa il turno. Anche Carval non so quando sarà cacato. Secondo me Carvajal invece sarà cacato, perché comunque... Perché era Madrid. Sì. E qui purtroppo... Vabbè, qua non c'è proprio neanche da discutere. No. Qui purtroppo Lookman qui ci lascia... vabbè, l'abbiamo portato comunque fino a... Lookman ha fatto una bella run, sì, infatti.
Esatto, sì. Dalla chat in bocca a Luca. Ma alla fine, ragazzi, se posso essere sincero, se posso essere sincero, in proporzione Lookman ha fatto una cosa più grande. Lookman nella finale, sì, però come stagione complessiva, sì, al di là del discorso del livello... possiamo essere così tanto disonesti, secondo me, da arrivare. No, è giusto votare lui, è giusto votare Vinicius, però Lookman è effettivamente, diciamo, un po' il simbolo e tutto. Lookman si tiene la tripletta, e Lookman la facesse Vinicius e poi la Nigeria. Ora non mi ricordo Lookman come andò, ma la Nigeria comunque ha deluso in Coppa d'Africa, se non erro, perché era la grande favorita ed è uscita. Sì. Forse è uscita in girone. L'ho buttata in maniera un po' superficiale, però perché era in finale. Sì, ma ha vinto. No, ha vinto questa volta. Non ha vinto, però. Forse vabbè. Passa Vinicius comunque, dai. Ultimo in finale, comunque, di finale. Leggero, però vabbè. Io qui faccio i miei complimenti a Martin Ødegaard, favorito. Qui anche pochi cazzi, poche chiacchiere, cioè, qui oggettivamente. Sì, vabbè, qui è lo stesso discorso, insomma. Esatto. Anche perché Bellingham avrebbe battuto Ødegaard. Il problema è che mi sa che perderò la prossima sfida, cioè per la mia preferenza personale. E andiamo alle semifinali. I migliori quattro. Qui Carvajal. Sì. Qui Carvajal. Sì, dai, Carvajal. Da questo momento in poi si può anche semplicemente valutare, nel caso proprio di giocatori che hanno fatto, anche semplicemente che cosa hanno portato a casa. Carvajal ha portato a casa praticamente quasi tutto, tranne la Coppa del Re. E quello, tra l'altro, qui ci porta a dire che inorgoglisce il fatto che Nico Williams abbia fatto una stagione senza senso anche lui, perché ha fatto una cosa senza senso, cioè ha portato via a Barcellona, Atletico Madrid, al Real Madrid, una coppa che comunque, diciamo, più l'avevo portata, che è quella del Coppa del Re, che comunque ha più sorprese della Coppa Italia. Vabbè, questo è giusto. Ricordiamo comunque che abbiamo portato Xhaka fino in semifinale, quindi nei migliori quattro abbiamo portato Xhaka, anche se in realtà poi chiaramente ci siamo riusciti attraverso dei sondaggi, che cioè è chiaro che se avesse preso, non lo so, Bellingham magari sarebbe uscito prima. Sì, quindi Bellingham era dato diciamo che se lo facessimo a listone esatto, sarebbe diverso. Sì, però sì, comunque sì, abbiamo portato fino in top 4 Xhaka, che ripeto, se non sarà il 30esimo sarà il 29esimo, il 28esimo, quindi è interessante. Ma secondo me a metà classifica si piazza. Era giusto ribadirlo perché sono orgoglioso. Posso dire una cosa? Tra l'altro, non ve l'aspettate tipo Xhaka tra un anno, due anni al Besiktas? Cioè, per me è una roba tipo quelli già fatti. Cioè, voglio sai quelle cose. Vai con Dani. Nostalgico, amico mio. No, sto scherzando, c'è una battuta. Non contavo. Questa è un po' la finale, in realtà. Questa è forse la finale anticipata. Forse. Sì. Beh, allora, cosa vale di più? Cosa pesa di più? Io lo dico ancora, pesa più l'Europa con la Spagna, dove ha massacrato tutti gli avversari difficili del tabellone. Però Rodri non è stato il miglior giocatore della Spagna, l'europeo. No, ma è stato comunque determinante. Perché, anzi, è iniziato molto male. Il girone è stato molto molto negativo di Rodri. Mi dava pure l'espulsione. Deve essere espulso la prima gara. Sì. Però diciamo che l'economia del girone è sempre quella che è, perché il girone, secondo me, anche il discorso del Portogallo che vince la Roma nel 2016 è una cosa sì. Il percorso leva della Spagna è cominciato quando ha giocato effettivamente poi con le avversarie più temibili. Ma se pensiamo anche al girone, secondo me con l'Italia Rodri, diciamo, ha avuto il problemino, eccetera, però poi successivamente Rodri è stato determinante in tutte le sfide, hanno battuto avversari di livello assurdo, hanno battuto la Francia, poi gli altri la Germania, però la Germania, ad esempio Portogallo, non mi ricordo, no? Ale faceva notare in chat giustamente che in finale lui a un certo punto è uscito e comunque la Spagna l'ha vinta lo stesso, e quindi vabbè, ma ci mettiamo a fare le pulci alle sostituzioni. No, è uscito per infortuni, non è che è uscito per... Appunto, sì. Ma non perché... Vabbè, ma la Spagna non è che ha vinto solo perché deve avere scelto campo. No, per dire che lui è molto più centrale a livello di sistema nel City di quanto lo sia nella Spagna, probabilmente. Questo la Spagna ha funzionato anche senza Rodri.
Però c'è anche da dire che il Real Madrid comunque ha vinto col City ai calci di rigore, quindi comunque non è che lo abbiano massacrato nella doppia sfida. Sì, sì. Lo ha imbottigliato Ancelotti. Posso dire una cosa prima che votate? Sì. Io credo che ci sia quest'anno in particolare, a livello mediatico, a livello anche di pubblico, un po' la voglia di votare con la puzza sotto il naso. Cioè, Rodri è chiaramente un'opzione per fare un po' i fenomeni, votare. Io dico, Rodri deve vincere il pallone d'oro. Ad esempio, Gioacchino, per dire uno dei nostri, lo diceva l'anno scorso, se non è, o due anni fa, quando era che sì. aveva vinto la Champions? No, l'anno scorso. L'anno scorso. E Rodri non se l'è cagato nessuno, non è arrivato nemmeno in top 5, non mi ricordo dove è arrivato Rodri l'anno scorso, che ha fatto meglio di quest'anno. Forse non lo so, sinceramente. Cioè, quest'anno ha vinto di più, però quest'anno ha fatto tanto, no, ha fatto meglio perché ha fatto gol decisivo in finale, ha vinto tutto. Okay, però è vero che non ha vinto l'Europeo, ma non c'è le vitture, cioè, sì, complessivamente sì. rispetto agli altri, secondo me aveva fatto meglio e aveva più chance, cioè avrebbe meritato di più sicuramente rispetto a quello che ha ottenuto quest'anno. Un po' perché c'è l'indecisione, un po' perché questa roba qua, si è sempre votato comunque, hanno sempre vinto quelli decisivi che hanno vinto le competizioni, decidendole coi gol, eccetera, eccetera. Quest'anno, improvvisamente, siamo tutti diventati esperti di calcio, tutti col foulard rosso e la pipa in bocca, e dobbiamo dire, no, vince Rodri comunque, il pallone d'oro perché è il miglior giocatore... Cioè, non lo so, io mi sta sul cazzo sta cosa, mi sta antipatica proprio la gente, i giornalisti, i content creator che lo fanno proprio a modi in maniera altezzosa, cioè perché può vincere Bellingham o Vinicius che sono due giocatori offensivi, io voto Rodri, cioè questa cosa mi sta sul cazzo. È anche vero che ha sempre vinto un giocatore offensivo, quindi appunto, e quindi mi sta sul cazzo che questa volta che Vinicius ha deciso la finale di Champions non debba vincere. Quella era contro Cristiano Ronaldo, quindi andava bene. Io voto Vinicius Junior, basta. Buffon? Va bene, votiamo Vinicius, voto Vinicius, basta. Ti ho convinto con questo mio discorso. Che per me Rodri comunque ha fatto una stagione mostruosa. Non... Sì, ma è un mostro, l'abbiamo portato fino a qui, cioè abbiamo fatto battere anche Bellingham, anche se io non ho votato. Però Vinicius è vero che quest'anno forse è stato l'apice del... No, ma a me non è che sta sul cazzo lui, cioè, aspetta, specifichiamo questa cosa, a me non è che sta antipatico Rodri. A me sta antipatica la narrativa capito, su Rodri, cioè, mi sembra... No, lo specifico non per te, ma per chi magari guarda, eccetera. Che, non lo so, mi dà questa sensazione qui, questa parvenza di voler fare il fenomeno, non lo so, io voto col calice di vino, io voto Rodri, cioè per me Rodri deve vincere il pallone d'oro. Poi ci sta che in realtà poi un 51-49, non è che lo voto 70-30, però per quello che è il mio modo di vedere il pallone d'oro, per me Vinicius quest'anno merita di vincerlo, cioè, quindi vi ho già spoilerato anche chi voto in finale. Vabbè, che poi la finale era quella in realtà, secondo me. C'era Rodri, Vinicius. Ragazzi, qua voglio solo dire una cosa riguardo questa finale. Stavo cercando Vinicius e mi è uscito Carvajal risponde a Vinicius. La Spagna non è un paese razzista, quindi io già ho deciso il no, che è stato bello portare con l'onestà Dani Carvajal fino a qui per poi farlo eliminare. Comunque, per poi distruggerlo, secondo me. Sì. Comunque, per vederlo perdere. Quindi poi non so se è necessario... Se vuole dare il voto, certo. Comunque, Carvajal e Kroos erano i miei favoriti a inizio rassegna. Non l'abbiamo spoilerato a nessuno, però no, io ho avuto Carvajal. Vabbè, finale, avevi tutti i motivi di prima, perché comunque Vinicius ha fatto male col Brasile, come con tutta la competizione, eccetera, eccetera. Carvajal ha vinto tutto alla prima competizione ufficiale con la Spagna, ha segnato in finale di Champions. Da tettino, capito? Quindi ma un gol diciamo incredibile, però vabbè. E poi se appunto ti vota la stagione, quanto è stato più determinante Vinicius, è chiaro che alla lunga, però che la paga comunque viene da una stagione senza senso. E poi chiudo con un'altra frase che secondo me è necessario dire, ovvero: sarei contento se vincesse Vinicius, non solo perché secondo me se lo merita, ma anche perché
farebbe impazzire tutti e questo mi darebbe molta gioia. Per cui voto Vinicius Junior. Olè. Vediamo chi vota il popolo. Vinicius, Rodri, era quello, erano quelli. Alla finale era Vinicius Rodri. Sì, Bellingham è uscito prima. Vedi, Carvajal è quarto. Carvajal è quarto. Infatti, no, secondo me, infatti Carvajal era più o meno là. Vediamo dove è arrivato Xhaka. Xhaka, infatti, controlliamo. Mamma mia. Vabbè, 17esimo. Sì, quindi vuol dire che l'ultimo per me non ha nessun senso. L'ultimo chi sarà? Lookman, forse. Secondo me è uno tra Dovvik. Poverino, vabbè, ma Vicinia me lo aspetto che sia l'ultimo. Ultimo doveva arrivare quella merda di Emiliano Martinez, ma va bene così. Vabbè. E anche quest'oggi, comunque, si è mostrato la sofferenza. Signori, questo era il pallone d'oro di Catenaccio e Contropiede con sì, una scelta forse, non lo so. Beh, scontato non lo so. A questo punto secondo me il favorito è Rodri, in realtà, perché lo stanno spingendo tantissimo mediaticamente, vincere a lui, secondo me. Però spero vinca sì, Vinicius. Ma no, non mi sta, cioè mi sta sui coglioni Bellingham, è uscito con Rodri, l'unico, cioè Bellingham l'avrei fatto uscire solo con Rodri e con Vinicius. È stato sfortunato nel sorteggio. Sì, infatti. Era un semifinalista, comunque. E, invece, prima di chiudere, parliamo degli altri premi. Allora, quello del giovane neanche l'ho preso in considerazione perché per me lo vince Yamal e basta. Parliamo di questo, e potremmo anche parlare dello scandalo, del fatto che non ci sia l'Atalanta. I cinque migliori club, poi bisogna capire con quale principio, con quale criterio vincerà. Ma poi giustamente il Girona, sì, il Bologna no, cioè vabbè, però vabbè, che devo dire, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, il Girona comunque forse ha fatto un po' meglio, leggermente meglio, comunque è arrivato terzo, vabbè, però in un campionato meno di livello, le coppe europee, i risultati, i ranking meno di livello, sì, però comunque la prima mezza stagione era primo, cioè vabbè, sì, è vero questo, ha avuto un picco comunque clamoroso. Dortmund, Girona, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Manchester City. Cioè, con quale principio dobbiamo votare? Perché dobbiamo votare col principio di chi ha vinto di più, ha vinto in maniera più importante, vince il Real. Io dico però, in maniera... No, secondo me chi ha vinto in maniera più importante mi associo ad Alessandro. Quindi dico Leverkusen. No, vabbè, no, più importante il Real perché ha vinto la Champions. Per peso, però, tu dici, vabbè, rapporto, sì, a livello della squadra. Però posso dire una cosa, va bene che la Conference vale meno, quindi le scodiamo, però la squadra che mi vince l'Europa League battendo l'unica squadra imbattuta in tutta la stagione, come fa a non starci in una classifica del genere? Forse cioè, perché allora il City sì, perché ha stravinto la Premier, sì, e il City effettivamente no, poteva anche non, cioè, non capisco certe dinamiche, ma no, ma anche il Borussia Dortmund, va bene, sei stato finalista di Champions, però alla fine l'hai persa, cioè in campionato non sei arrivato primo, non sei arrivato secondo, se non sbaglio, perché sei arrivato il Bayern Monaco, terzo lo Stoccarda, cioè, perché? Parliamo di quello, cioè, manca l'Atalanta. Manca l'Atalanta che ha eliminato il Liverpool, vincendo 3-0 ad Anfield, ragazzi, 3-0 ad Anfield. Cioè... Sì, l'Atalanta ha distrutto Liverpool, Marsiglia e Bayer Leverkusen, Sporting, non è che ha solo vinto. Lo Sporting, campione di Portogallo. Ha distrutto i campioni di Portogallo, i campioni di Germania, e il Liverpool e il Marsiglia. Cioè... Sì. Ho capito che se paragoniamo il fatto che la miglior run di sempre dell'Europa League, forse. Che sì, nella ma ho capito che League, se paragoniamo le italiane ad Anfield, il gol di Giovanni Pasquale, certo, nella top del calcio mondiale, del... Vabbè. Però va bene, non così tanto. Quindi... Ma io penso che per la stagione, per la stagione e per quello che ha fatto a livello di eredità calcistica, cioè quanto culturalmente è dato al calcio, Xabi Alonso, quindi vai a Leverkusen. Sì. Per quanto, ripeto, la squadra che li ha distrutti non c'è nemmeno in lista. Esatto, esatto, cioè perché appunto Xabi Alonso sta facendo una rivoluzione culturale e Gasperini, conservatore, l'ha distrutto. La fa da 10 anni, però non se lo caga nessuno, vabbè. Vabbè.
Ma non è non ha aura però Gasperini. Non ha aura Gasperini. Beh, quello sì, sicuramente. Andiamo con i portieri. E questo secondo me è interessante. Qua sono 10. Allora facciamo così, votiamo il migliore di questi 5 e poi vediamo il migliore degli altri 5 e facciamo. Allora, il migliore per distacco e no, della stagione, chiaramente. Ah, e io voto Donnarumma. A livello di diciamo anche di migliore di distacco. Secondo me è Lunin qua. Però paga lo scotto, Lunin paga lo scotto dell'europeo che ha giocato male e del fatto male, che per non per meriti suoi non ha giocato la finale. Secondo me meritava di giocare la finale. Il fatto che secondo me Lunin comunque giocando nel Real Madrid ha visto essere meno sotto stress. Sì, però sono tanto d'accordo perché secondo me se ce lo dici senza andare dall'altra stanza comunque ti sentiamo. No, anche... no, sto a fianco a voi, non sono dall'altra stanza. Secondo me il Real comunque ha rischiato più di una volta, cioè non magari di essere eliminato, ma ha avuto delle partite, cioè contro il City l'Unin è stato mostruoso. No, ma infatti merita di stare qui, però Donnarumma complessivamente, cioè secondo me ha fatto una stagione super sottovalutata col PSG. Donnarumma anche purtroppo, i media italiani ti fanno vedere solo le cose negative, infatti c'era la follia per la quale si pensava che Vicario avesse fatto una stagione migliore, assolutamente falso. Vabbè, quello è... col dottor No, ma poi sul livello del giocatore si può discutere, per me è una follia pensare che Vicario sia più forte comunque di Donnarumma superiore. Però la stagione non è stata migliore, cioè i dati... No, ma a livello di dati proprio Donnarumma è nettamente migliore. I dati non dicono tutto, Non sottovalutiamo comunque... Sì, allora, Diogo Costa sinceramente... ha fatto bene col Portogallo, per il resto non me lo cago di striscio, ma non so manco perché c'è qua dentro, però vabbè. Comunque, Krubel ha fatto una bella stagione anche lui, Anche Krubel ha fatto una bella stagione, però oggettivamente, ragazzi, secondo me la sfida è tra Lunin... No, ma non c'è sfida, anche Donnarumma, non c'è sfida. No, Cesari, ti voglio fare leggere questo commento. Lo leggo volentieri. Buongiorno, ragazzi, ho notato subito un dettaglio che forse sarà sfuggito ai più. Nessuno dei candidati è abruzzese. Dunque, continua la vostra polemica. Verso che se... Diretta GOT, lo devo dire, combatterò sempre la mia personale battaglia... No, ma non è... ma nel... No, nello scagionarmi sulle accuse contro gli abruzzesi. Non l'ho mai detto. Okay. Sono le capre abruzzesi adesso. Proprio le pecore. I bovini, chi lo sa che qualche argentino che c'è non c'ha i genitori che vengono dalla Bruce. Ma c'è qualche portiere abruzzese almeno venga, non me lo so. Ne viene nessuno, non lo so, chiedo a direttore, non c'è nemmeno Verratti. Vabbè, Verratti e questo, vabbè, questa quindi la prima fase la vince Donnarumma, diciamo, e poi nella seconda c'è è vero che c'era Mamardashvili, il Dibu, Simon, Sommer e... Secondo Williams. Me... Guarda, io temo che vincerà Martinez. Ma scusa, qua è ignoranza mia totale, ma Ron Williams... Non ho idea di chi sia. Non so chi sia. Colpa mia. No, non lo so neanche io, sinceramente. Chi è? Ma che cosa? Secondo me è un errore, cioè l'hanno messo per sbaglio. Portiere del... No, ma Ron Williams... Ma che cazzo è? ha vinto la coppa che ha vinto, no? Ma gioca nel ma gioca nel campionato sudafricano, ma chi è? Sì, gioca nel Mamelodi Sundowns Football Club. Ma nessuno si è accorto che c'è un intruso qui. Ma chi è? Ma per 32 anni a sto punto metti un portiere abruzzese, cioè perché c'era qualcosa fatto anche per pacificare qua la situazione. Dai, ma avrà vinto qualche Champions africano, non è possibile. No, c'è scritto, ha candidato al premio Yashin, ha fatto una stagione incredibile. Ha vinto il campionato sudafricano. Ma che me ne frega! Ah no, ha vinto la Coppa, forse il portiere, ha vinto la Coppa d'Africa. Ah, la Coppa d'Africa, forse. Era il portiere del... Perché il Sudafrica ha vinto la Coppa d'Africa? No, lui non è Sudafrica. No, vabbè, credo che abbia vinto ai rigori, il Sudafrica avrà vinto almeno un turno, Costa d'Avorio. Ricordo, quindi forse per quello. Ah sì, è sudafricano, è vero. No, ma nemmeno, infatti, sì, è arrivato terza la Coppa d'Africa. Ha vinto il miglior portiere della Coppa d'Africa, il titolo miglior portiere della Coppa d'Africa. Vabbè, dai. Hanno voluto fare la chiamata hipster, dai. Io è vero che sì, mi ricordo che contro Capo Verde ha parato. Io voto Ron Williams. Ma comunque gaserebbe Ron Williams.
Comunque, secondo me, i migliori portieri della stagione per parate a livello assoluto sono stati Mamardashvili, Donnarumma e Lunin. Anche Noah Simone è stato decisivo col Bilbao. Comunque, chiedo scusa per l'ignoranza sul calcio. Secondo me, posso dire, probabilmente il portiere più determinante, anche se non ha vinto niente, forse anche quello che si dimostra. Ma Mamardashvili sottovalutato, No, beh, Mamardashvili è mostruoso. Io dico che valutando, io penso che Donnarumma, paragonato a tutti questi qui, anche per vince Donnarumma. Sì. Però chi pensate, cioè, vince Donnarumma per noi o anche per loro? Qua comunque migliore di io, io temo che Martinez possa vincere. Per loro la sfida, secondo me, è tra Lunin, e Unai Simon. No, secondo me Donnarumma se la gioca. Poi comunque forse anche che Donnarumma, proprio per l'Europa che ha fatto con l'Italia, è determinato nei criteri di assegnazione. Sì, Donnarumma purtroppo non è andato avanti in nessun torneo particolarmente rilevante, per quello forse potrebbe essere è vero. Se valutiamo anche quello che hai raggiunto come club, sì. Maignan, anche lui in realtà poteva non starci. Maignan, cioè, ha fatto forse la sua peggior stagione da quando è al Milan. Ha fatto un ottimo europeo, però. È vero, però. Ma questo punto, scusa, Radetzky secondo me poteva esserci, cioè, se dovevano mettere Diogo Costa. Vabbè, comunque per noi vince Donnarumma. Però guarda, posso dire una cosa, dignità, la presenza di Maignan, la presenza di Unai Simon, la presenza di Zom, cioè, sono, secondo me, determinano tanto il fatto che danno tanto peso all'europeo, danno tanto peso alle coppe internazionali. Stanno dando molto peso alle coppe internazionali con le nazionali, cioè Martinez, cioè appunto Ronwen Williams. Sì, posto che se Courtois avesse giocato tipo più di 10 partite l'avrebbero data a lui, perché era del Real Madrid, quindi... Ma chiudiamo con gli allenatori. Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis Della Fuente, Gianpierone Gasperini, Pep Guardiola, che comunque c'è sempre in un modo o nell'altro, sì. E Scaloni. Questa è la sfida più tosta di tutte, però ragazzi, Gasperini. Robin ha espresso il suo voto, cioè, allora lo dico, scattiamo Guardiola, io scatto Scaloni anche, perché comunque scattiamo anche Scaloni. Se valuto Xabi Alonso, Gasperini, per tutti i motivi che ho detto prima e che abbiamo detto nei mesi passati, la stagione di Xabi Alonso è straordinaria, incredibile, l'evoluzione calcistica. Gasperini la sta facendo da 10 anni e lo ha battuto in finale, è vero. Gasperini, Ancelotti ha rivinto l'ennesima Champions con Real Madrid. Comunque ha portato l'Atalanta di nuovo in Champions. Cioè, in Champions un'altra qualificazione in Champions. Che la sfida potrebbe. E ha fatto finale di Coppa Italia. Io dico che la sfida è tra Della Fuente e Gasperini. Però per me, nonostante tutto, comunque Gasperini. Noi qua stiamo ragionando, ma vincerà Ancelotti, comunque. No, spero di no. No, ma non credo. Secondo me se la giocano Xabi Alonso e Della Fuente, secondo me vince Xabi Alonso. Cioè, Gasperini sì, però... Però ragazzi, io se qua posso esprimere un premio per Gasperini... Io farò per Gasperini, cioè non è che posso sperare che vinca Xabi Alonso o Della Fuente. Cioè, è vero che Della Fuente, secondo me, è stato... Della Fuente ha completamente trasformato... È vero, però una macchina da guerra. Anche Xabi Alonso, Xabi Alonso pure in un anno ha trasformato il Bayer Leverkusen da una squadra di Europa League. Della Fuente aveva il vantaggio di lavorare con dei giocatori che conosceva da 10 anni, nel senso, ha fatto un'ottima però cosa, però non è scontato fare quella trasformazione in modo così. No. Alzo le mani, però non è, cioè, è stato intelligente, un punto di forza. Anche la federazione è stata intelligente a prendere Della Fuente. Però per me, per quello che ha fatto Gasperini, cioè, io posso capire. Comunque, che... tra l'altro, posso dire che Inzaghi poteva esserci tranquillamente al posto di Guardiola. Perché il City ci deve essere nella classifica, non ci può essere.
l'Atalanta, questo è ancora un mistero, quindi per lo stesso motivo per cui Guardiola è lì. No, ma poteva esserci Mitchell, poteva esserci Thiago Motta. Mitchell, che... esatto, sì. È vero, comunque ha fatto, ad esempio, fatto tante Mitchell scelte. Mitchell e Motta al posto di Scaloni, ma vi avrebbero fatto storcere il naso. Vabbè, hanno messo quelli che hanno vinto, hanno messo tutti quelli che hanno vinto. Guardiola, cioè, secondo me, non c'entra proprio. Guardiola lo mettono perché ha vinto la Premier League. Sì, ma non ha vinto neanche tanto in maniera entusiasmante. E poi è Guardiola. Poi Guardiola. Allora, il Liverpool si è suicidato. Il Liverpool si è suicidato e l'Arsenal, il classico Arsenal di fine stagione. Diciamolo. No. Però vabbè. Vabbè, questo, ma non per dire, cioè, Guardiola, ragazzi, Guardiola è l'allenatore, però dico in assoluto, sì, questa stagione c'era qualche preferenza migliore. Sì, sì, sì. No, infatti, cioè, Scaloni doveva esserci, però vabbè, Scaloni è un gigante in generale per quello che ha fatto in questi anni, anche lui molto sottovalutato, anche se poi è sempre un lavoro... Sì. Tosto, perché poi lo metti fuori contesto, magari, cioè, anche De La Fuente non è che ora se lo mette ad allenare il Liverpool è detto che faccia bene, cioè, no, però ogni contesto è una cosa. A quello mi riferivo quando parlavo del fatto che comunque De La Fuente avesse avuto un contesto che ha favorito sicuramente la sua operazione di cambiamento della Spagna. Potevano metterci Gaspare Cacciola, comunque, che ha fatto una prima parte di stagione col Siracusa molto, molto positiva. Peraltro oggi si riparte. No. Oggi si gioca la prima in campionato a Lamezia Terme, 8 settembre. Sì, inizia Serie D, si inizia tardi. E gioca anche la Pisto oggi, sì. No, comunque, allora il discorso è quello che ci sta, che tu non so se sei più orientato tu, Beppon, per Xabi Alonso, però ci sta che uno dica vince Xabi Alonso, però allo stesso tempo, se ci pensi, c'è in lista uno che se l'è messo in tasca, Xabi Alonso. Questo che mi fa un po' dire, però... no, lo so, vabbè, io una partita a fine stagione in maniera magari, anzi certamente influenzato da questo aspetto qui, però io voto Gasperini, io spero che vinca Gasperini. Ci sta, ma sì, ma spero pure io, però non credo.